No, devo aggiungere su Carla Gravina. Carla Gravina aveva fatto una scelta di vita molto radicale, era stata un'attrice, aveva fatto tanti film, molto importanti, aveva debuttato a 15 anni con Blasetti, con De Sica, e poi quando è arrivata a 50 chiese a quanti anni va in pensione un operaio metalmeccanico, e gli si disse dopo 35 anni se c'ha il contributo, allora erano 35 anni se c'ha il contributo, era il giorno in cui compiva 50 anni e aggiunse: oggi sono 35 anni che lavoro, l'avevo calcolati, smetto di lavorare, non voglio più, voglio leggere, voglio... Quando Margarete cominciò a immaginare il cast, avevamo per un'altra circostanza molto fortuita, a disposizione vicinissima, proprio era Fregene, Carla Gravina, che passava lì le sue vacanze, fu immediatamente coinvolto nel progetto, pur sapendo che non avrebbe accettato, probabilmente. Quando sentì il tema, lei che aveva assolutamente rinunciato non voleva più, faceva teatro, era l'attrice, lei e Amelato riempivano i teatri allora, lei aveva deciso di mollare e di iscriversi a una università, cosa che poi ha fatto, a un'università buddista, e ha fatto tutta la sua esperienza poi di... Quando capì il progetto, decise di aderire, rinunciò alla rinuncia a recitare e partecipò. Voi l'avete vista nel film, è stata premiata dappertutto per la sua interpretazione, in Italia fu candidata a un David, tra l'altro, come miglior attrice protagonista, ma vinse invece il premio della stampa estera. La stampa estera in Italia, il Globo d'Oro. Non a caso, la stampa estera ebbe per questo film un'attenzione straordinaria. Quando fu presentato al Festival di Palm Springs in California, uno dei più grandi festival americani, fu la prima uscita dopo Montreal, il pubblico e i critici chiedevano se noi, autori del film, se noi eravamo sotto scorta, perché nella loro logica era così incredibile che la donna che denuncia lo Stato e non è... se l'attrice era sotto scorta, la regista era sotto scorta, il produttore sotto scorta, ci divertivo moltissimo, ovviamente a dire di no, perché non è... ma era una logica assolutamente, come dire, per loro incomprensibile, come diavolo fosse possibile. E qui fu molto apprezzato, ma fu anche, come dire, malintesa questa parte che aveva a che fare con la protezione dei cineasti, erano i magistrati che erano protetti. Ci sarebbero tanti altri episodi, ma non vi vogliamo annoiare. Io vorrei ancora fare un ultimo giro di... No, una frase, perché non funziona più? Non abbiamo menzionato Alida Valli, la vostra grande fidanzata in Italia si chiamava. Dunque, io ho avuto questa fortuna e questa felicità di lavorare con lei e con i suoi occhi e sul suo sguardo così intenso che rimane dentro, no? Dopo la sua morte. Ecco. Tra l'altro, tu hai citato Alida Valli, credo che ci sia il nipote di Alida Valli in sala, perché stanno girando un documentario su Alida Valli e, approfittando della presenza di Margarete a Bari, Margarete vive fra Germania e Francia e non più in Italia, l'hanno intervistata, una lunga intervista fatta ieri per questo documentario di un bravissimo documentarista, Mimmo Verdesca, che sarà pronto, credo. Pretesto e lo spunto è stato proprio la presenza di questo film e la sua presenza a Bari per parlare della Valli.